Ancora oggi mi voglio soffermare su questo bellissimo testo di Padre Pietro Zarrella, Maria la Madre di Gesù. Beh, in genere le recensioni, le segnalazioni dei libri si fanno in un minuto, due minuti, quelle più importanti. Ma noi non siamo una rubrica di recensione dei libri, ma dai libri prendiamo parole che possono andare dritto al cuore, testimonianze che possono andare dritto al cuore. Questo libro mi sembra che vada appunto dritto al cuore. Perché? Vedete, questo libro, in cui certamente c'è il taglio del biblista, quale Padre Pietro Zarrella, c'è la connotazione della ricerca teologica, scritturistica, ma questo libro non è importante solo per questo, perché comunque in commercio e prima ci sono anche altri libri che hanno questo tipo di taglio, ma, e qui riprendo un'annotazione dalla postfazione del libro Maria la Madre di Gesù di Rocco Pititto, il quale definisce questo libro un racconto d'amore, ed è vero. Ma non è solo il racconto d'amore di Maria per Gesù e di Gesù per Maria o di Maria per ciascuno di noi, ma anche il racconto d'amore di Padre Pietro, di Fra Pietro Zarrella, questo cappuccino innamoratissimo di Maria, che ci vuole lasciare appunto questa testimonianza del suo amore per Maria. E così scrive il postfattore Rocco Pititto. Padre Pietro ha voluto lasciarci una traccia durevole del suo amore per Maria, madre di Gesù, sull'esempio di Francesco Saverio Toppi, suo antico maestro di vita spiritualità. Il venerabile Francesco Saverio Toppi era un cappuccino, poi diventato vescovo, era un frate minore cappuccino, diventato vescovo, arcivescovo prelato di Pompei, morto nel 2007 a Nola, nella infermeria dei frati minori cappuccini dell'allora provincia della Campania. E padre Toppi, padre Francesco Saverio, fu, ancor prima di essere eletto vescovo, fu ministro provinciale e maestro di vita spirituale per molti frati, tra cui anche per padre Pietro Zarrella. E voglio chiudere queste nostre presentazioni, o meglio, questa nostra presentazione sul libro La Madre di Maria, la Madre di Gesù di Fra Pietro Zarrella, con queste parole sempre che Rocco Pititto, chiedo scusa, ha scritto nella sua postfazione. Il destino di donna di Maria con la chiamata a generare Dio si identifica con il destino dei credenti, chiamati a loro volta a generare nella loro esistenza Dio stesso come Maria, anche se in modo diverso. Il lavoro biografico di padre Pietro Zarrella è stato quello di seguire passo dopo passo le vicende di Maria, narrate dalle scritture, seguendo la cronologia degli scritti neotestamentari su di lei, partendo dalla lettera ai Galati, lo scritto più antico della primitiva cristianità. La lettera ai Galati, Paolo dice che Gesù nacque da donna. Ma la cosa più bella che ci viene appunto da questo libro è questa vocazione a generare Dio come Maria ha generato Dio nel figlio Gesù. Ciascuno di noi può e deve diventare come Maria, deve partorire come Maria Gesù nella sua storia, nella sua vita e nella sua vocazione. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.